Questa che sto per proporvi è un'attività molto bella e accattivante che può essere praticata soprattutto per festeggiare l'Hammas. Quello che vi sto per proporre è proprio la bottiglia della strega per la protezione. Posizionare la bottiglia, preciso, è una vostra scelta. Potete nasconderla in casa, sotterrarla, tenerla in vista. È una vostra singola e personale scelta. Vi ricordo anche che appena noterete la bottiglia rompersi, significa che ha assorbito tutte le negatività e quindi sarà da rifare. Ricordo che è una delle pratiche che può essere tranquillamente dedicata alla festività di Lammas. Una delle sue principali, ovviamente, funzioni è quella di protezione, soprattutto delle streghe, ma non solo. Gli ingredienti per una bottiglia protettiva sono una presa di sale grosso, quindi un pugno di sale grosso, 3 aghi, 3 chiodi, un rametto di rosmarino, preferibilmente ovviamente se possibile coltivato, ma altrimenti anche comprato, chiodi di garofano, acqua e vino rosso. Passate poi alla preparazione. Sarà molto semplice, ma come al solito sarà in gran parte un gioco di visualizzazione. Tenete sempre bene a mente qual è il vostro obiettivo. Prendete il contenitore, una bottiglia, un barattolo, quello che più preferite, consacratelo e benedetelo nel nome della dea o di una divinità a voi protettrice nello specifico. Aggiungete il sale, affermando in questo modo ad alta voce che il sale purifichi le energie della vostra casa. Immaginate quindi che il sale quasi possa illuminarsi e vibrasse, in modo tale da renderlo più efficace nel suo piano di protezione. Quindi, così facendo, lo caricherete con un'energia protettiva maggiore. Aggiungete poi gli aghi, dicendo che gli aghi possano fermare e proteggere voi e la vostra casa dalle energie negative. La visualizzazione sarà la stessa, ma stavolta ovviamente immaginate che gli aghi vadano realmente a tessere una sorta di coperta di tessuto luminoso protettivo per voi e per la vostra casa. Aggiungete poi i chiodi, dicendo che i chiodi, ad alta voce ovviamente, che i chiodi tengano salde le pareti della vostra casa e le tengano al riparo dalle energie negative. Immaginate quindi, come abbiamo detto in precedenza, che anche i chiodi abbiano una loro funzione attiva e che quindi si dispongano nella vostra testa intorno alla vostra abitazione, così da fungere veramente da protezione. Infine aggiungete il rosmarino e i chiodi di garofano, dicendo che queste erbe possano aiutarvi come talismano ed essere più efficaci contro le energie negative. Visualizzate anche quest'ultime che crescano rigogliose attorno alla vostra casa come una sorta di filo spinato anti-negatività. Infine coprite tutto con metà acqua e metà vino rosso, dicendo che acqua e vino affoghino tutto ciò che di male potrà arrivare in casa vostra sulla vostra, la vostra persona, energie, pensieri e azioni. Nulla vi tocchi e tutto vi terrà al sicuro. Queste parole poi ovviamente verranno consacrate, la bottiglia chiusa e posizionate dove più preferite.